Buongiorno, mister. Ciao, buongiorno. Ti chiedo subito come sta il termo fisicamente e mentalmente in vista della gara di domani. Stiamo bene, abbiamo fatto una buona settimana, fisicamente stiamo bene, mentalmente pure, veniamo da una sconfitta, però quello capita, ci sta e stiamo bene, abbiamo voglia di giocare domani. Mister, buongiorno. Buongiorno. Allora, il direttore sportivo della Vibonese, Luigi Gondò, ha dichiarato a un quotidiano che la Vibonese ha motivazioni superiori al Teramo, considerando che è quart'ultima e che ha bisogno di punti salvezza. Condivide quello che lui dice? No, non lo condivido, ma poi dovranno essere bravi a dimostrarlo sul campo. Noi abbiamo le nostre motivazioni perché vogliamo far bene in questo finale di stagione, vogliamo vincere domani e credo che loro saranno comunque affamati come noi. Poi se loro saranno più bravi dovranno dimostrarlo sul campo, come dice, il direttore sportivo, ma domani si vedrà. Buongiorno. Buongiorno mister, è sbagliato pensare di ipotizzare che più o meno la formazione sarà quella delle ultime uscite con Pinzauti però punta centrale? Guarda, non ho fatto la formazione, non lo so. La formazione ultimamente sto riproponendo spesso una formazione simile e quindi probabilmente sulla falsariga domani sarà quella, ma non, oggi voglio valutare perché prima di fare la formazione, insomma, voglio valutare altre cose, quindi non è sicuro che sia quella la formazione. Mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Voglio chiederti, affrontare una squadra che ha fatto 16 pareggi e voi ne avete fatti 4 in meno, 12, rende questa gara indecifrabile? Sei d'accordo nel definirla così? Ma io credo che le gare siano sempre indecifrabili. Quella di domani è una gara in cui ci sono due pretendenti alla vittoria, credo con grande fame, loro per un obiettivo, noi per un altro. E quindi sarà una gara comunque indecifrabile, a prescindere dagli score che abbiamo fatto fino ad oggi. Loro hanno fatto tanti pareggi, significa che è una squadra che ha grande equilibrio, è una squadra che sa difendere. Noi nella stessa maniera abbiamo una fase difensiva buona rispetto all'attacco e quindi sì, i valori riportano alla fine, ma ogni gara ha la sua storia. Come dice Allegri, alle 3 inizia una partita, alle 3 un quarto ce n'è un'altra, alle 3:40 è un'altra partita. Insomma, ogni partita va giocata a prescindere da questi score. Mister, provo a girarti una domanda che ho fatto ad Ilari in settimana. Guardando la classifica, i miglior playoff possibile, il Teramo la corsa deve farla sul Foggia? Ritieni che sia il Foggia l'avversario da puntare? No, io non la metterei sotto questo punto di vista. Il Teramo deve riuscire a centrare l'obiettivo, se sarà bravo, se sarà in grado di centrarlo, che è l'obiettivo dei playoff. Non farei il calcolo sul Foggia, su altre pretendenti. Ci sono ancora 6 partite importanti. Per noi sarebbe un grandissimo risultato arrivare nei playoff. Dovremmo essere bravi, perché non è niente di scontato. Dovremmo saper competere al massimo nella nostra caratura tecnica, dovremmo avere equilibrio, maggiore equilibrio in certe partite e questo senza guardare chi ci sta davanti. Non la metterei sotto questo punto di vista. Si è aggiunto Matteo. Ah, ok, Matteo, Pardon, scusa, domanda. scusa. Matteo, nessuna domanda? No, mi ha detto ascolta. Ok, quindi possiamo ricominciare il giro con Ania, prego. Considerato che il campionato probabilmente andrà ad allungarsi, insomma, da quello che sono i sentori che arrivano dai vertici, hai fatto un discorso particolare per queste ultime 6 gare di campionato da affrontare? Non so, spesso si dice una frase fatta, 6 finali, 5 finali, 4 finali, insomma, se hai fatto qualche discorso particolare alla squadra. E siccome si ripete spesso il raggiungimento dei playoff sarebbe un grande obiettivo, l'obiettivo iniziale del Teramo di questa stagione qual era? Allora, intanto non ho fatto nessun discorso del tipo 6 finali o 6 partite importanti. Stamattina nella rifinitura ho detto la cosa più importante adesso è l'allenamento di oggi, quindi cerchiamo di competere e cerchiamo di essere competitivi oggi nell'allenamento di oggi.
Poi domani penseremo domani alla partita di domani. Oggi pomeriggio vedremo il video e faremo la nostra solita routine. E quindi non c'è niente di diverso nel vivere il momento e nel cercare di lavorare su quello dove possiamo lavorare oggi sull'allenamento, domani sulla partita di domani. L'obiettivo iniziale, lo sapete, per quanto riguarda la società, era l'anno scorso la società è partita con un progetto per mille vicissitudini di crisi generale, è stato un po' rivisto questo progetto, quest'anno l'idea era di ridimensionare il budget e di cercare di fare il meglio possibile, cercando di ridimensionare il più possibile il budget. Sono stato chiamato per quello e ho iniziato a lavorare e in questo siamo pienamente in corsa per quello che doveva essere, perché è stato fatto un mercato di quel genere e la squadra che è rimasta, una squadra che secondo me è molto competitiva, in cui stiamo facendo il nostro percorso. Ci sono stati tanti alti, ci sono stati anche dei bassi, ma fa parte del gioco e quindi siamo in piena normalità con quelle che erano le volontà della società all'inizio dell'anno. Adesso per noi centrare l'obiettivo dei playoff sarebbe un risultato incredibile, perché non era scontato all'inizio, non è scontato adesso, perché dovremmo essere molto bravi per arrivare nei playoff, anche se abbiamo diversi punti di vantaggio, ma rimane sempre un'incognita per me, anche se ci credo molto, ma rimane sempre comunque un obiettivo da raggiungere, da perseguire con tutta la squadra e sarà un grande risultato per noi se ci riusciremo, e dovremmo essere bravi a lottare, a competere a partire da domani per centrare questo obiettivo. Ecco mister, tornando alla gara di domani, perché questo è l'obiettivo, in chiave tecnica come possiamo descrivere questa gara? Possiamo attenderci un Teramo più grintoso, più brillante, che sappia maggiormente incidere in avanti? Allora no, il Teramo deve avere un po' più di equilibrio rispetto all'ultima partita. Nell'ultima partita è stata quella classica partita in cui per certi versi la palla l'hai sempre tenuta tu, hai creato diverse occasioni in cui non sei riuscito a fare gol e in un cross deviato abbiamo preso gol. E quelle sono le classiche partite in cui se poi non sei bravo a mantenere l'equilibrio non riesci più a riprenderle. La troppa voglia di vincere quella partita ci ha portato a perdere equilibrio domenica, perché dopo il gol non ci siamo più ritrovati. Questo è una cosa normale per una squadra che è vogliosa di vincere, che è in una fase della sua crescita in cui determina una mancanza di equilibrio in quei momenti in cui bisognerebbe avere maggiore calma. Fa parte del nostro percorso, ci abbiamo lavorato in settimana e quindi non si tratta di essere più aggressivi, più vogliosi. Noi abbiamo voglia, l'abbiamo sempre avuta anche domenica che abbiamo perso, l'abbiamo avuta la voglia, forse ci è mancato un po' di equilibrio quando abbiamo preso il gol. Mister, ti faccio una domanda, ti chiedo se vuoi, insomma, di essere quanto più sincero possibile. 18 punti a disposizione. Massimo Paci sarebbe soddisfatto se il Teramo ne mettesse insieme, non so, più di 10. Ho fatto un po' un rapido conto, 3 vittorie, un pareggio, 2 sconfitte, saresti soddisfatto? Cioè, a che oltre quale quota ci sarebbe la tua soddisfazione per queste ultime 6 partite, considerando che insomma la storia del campionato dice che il Teramo potrebbe non fare punteggio pieno, ecco perché il 18 non è una delle risposte. Guarda Jacopo, non voglio essere scortese nel non risponderti, ma sarei contento nella prossima partita di fare punti nella prossima partita, magari 3 punti, quello sì, sarei contento. Bene. Mister, in settimana parlando con l'ASIC, lui ha detto di essere arruolabile in questa partita per un tempo. Sì. Tu l'hai visto, la vedi in maniera simile a lui e come lo hai visto in questi giorni soprattutto? Allora, l'ho visto molto bene. Il discorso che bisogna capire volumi di gioco che può reggere, non tanto a livello aerobico, a livello fisico, ma proprio a livello di tenuta muscolare per quanto riguarda l'infortunio. E quindi il discorso che con Richard è molto semplice, tutti vorremmo vederlo in campo, però abbiamo sempre il timore di gestirlo nella maniera migliore, perché poi non abbiamo paura di un nuovo infortunio. E quindi
sarà importante capire come gestirlo, sarà importante anche lui, le sue reazioni, bisogna stare molto attenti. In questo momento sta bene, sta molto bene. Vediamo se all'inizio a partita in corso, se comunque in questo momento è disponibile. Mister, se tanto ci dà tanto, la gara la dovrà fare più la Vibonese del Teramo, almeno nella logica di chi deve provare a vincere più di noi. Da questa angolazione ritieni che siamo avvantaggiati? E se sì, almeno una volta hai pensato, poi magari vedremo domani la formazione, che un giocatore rapido, molto veloce in una gara di questo tipo potrebbe probabilmente agevolare tatticamente la partita del Teramo? Scusa che ho fatto un sorriso. Mi sono perso un po' la domanda, scusa. No, se hai pensato di sfruttare le ripartenze. Ah, ecco, scusami. Normalmente è più rapido. È strano, scusami. Perché era corta, quindi di solito non era due minuti come sempre. Scusami Walter, no, scusami. Scusami Walter, no. Innanzitutto hai detto una buona cosa, nel senso che dici loro dovranno fare la partita. Noi in questo campionato è dimostrato che questa squadra, quando deve essere brava a difendere e a sfruttare gli spazi che poi si vanno a creare, è una squadra forte che ha sempre dimostrato il suo valore. E invece quando questa squadra deve dimostrare di saper giocare contro squadre chiuse in cui non vogliono giocare, abbiamo sempre fatto fatica. Questo io lo ripeto ancora una volta, non è per una questione di voglia, non è per una questione di potenziale, è per una questione di caratteristiche, perché giocare contro squadre chiuse presuppone avere dei giocatori che in spazi chiusi possano farti una giocata che determini la partita. Noi non abbiamo per caratteristiche questi tipi di giocatori, questa è la verità. E la verità è che noi abbiamo altre caratteristiche, abbiamo giocatori che sono più bravi quando hanno spazi aperti. Quello è stato il problema in queste partite. Per me la partita scorsa è stata di grande insegnamento come allenatore, perché uno prova sempre a migliorare la squadra e prova sempre a cercare soluzioni, ma poi vedi che quando incontriamo squadre così facciamo proprio fatica, perché ci manca quel giocatore di caratteristiche tali da poter determinare una giocata o un episodio. È vero che tutti dicono sì, ma se facevamo gol, ma il fatto che il gol non l'abbiamo fatto, e quindi sono quelle le nostre caratteristiche. Per questo è giusto quello che dici, nel senso che affrontare la Vibonese che deve fare la partita potrebbe essere per noi una strategia logica importante, perché avremmo più possibilità di sfruttare le nostre caratteristiche, quello sì. Poi per quanto riguarda l'altra domanda, non ho pensato a quello che hai detto tu. Cerco sempre di mandare in campo la formazione migliore, a volte sbaglio, il mio obiettivo è sbagliare il meno possibile, cerco di essere bravo in quello e poi vediamo a fine partita quello che succede, ma siamo sempre con l'idea di cercare di dare il massimo ogni partita. Una settimana e mezzo fa abbiamo vinto a Catania, poi ci sono state queste due partite in cui per 70 minuti siamo stati in grande competizione contro la Ternana, e poi una partita è andata male domenica. Ma è andata male non perché ci hanno surclassato, ma perché per un episodio ha girato male, e per questo non bisogna assolutamente perdere di equilibrio o pensare che questa squadra non è all'altezza. E questi sono questi i momenti in cui bisogna mantenere equilibrio e continuare a competere per quello che ci che, per le nostre possibilità, insomma. Ecco Marco, scusa, posso fare un'ultima domanda veloce? Plescia, un attaccante mister interessante che già ci fece un po' male all'andata, ha riservato un'attenzione particolare? Plescia è un ragazzo interessante, è un giocatore importante, all'andata ha fatto gol, ha fatto anche vedere diverse cose importanti. Sì, sappiamo le sue caratteristiche, abbiamo provato diverse soluzioni. E poi più che lui dovremmo essere bravi noi a limitarlo, dovremmo essere bravi noi ad essere competitivi e non aver paura della competizione, accettarla e cercare di vincerla. Ti posso chiedere, mister, una panoramica degli assenti, cioè come stanno? Assenti, manca ancora Birligea perché ancora deve rientrare dall'infortunio, Soprano rientrerà la settimana prossima, Valentini, Minelli e Di Matteo. E Di Matteo, ok.
E gli altri non convocati, Chiaramateng, Bellucci, Lombardi, hanno qualche problematica? Una scelta? No, gli altri sono tutti bene. Ser, posso chiederti se c'è qualcosa o qualcuno che anche, insomma, non è che stiamo parlando della squadra migliore del torneo, però qualcuno che toglieresti o che magari hai visto nella gara di andata, anche studiando in questa settimana, che sarebbe funzionale al tuo Teramo nella Vibonese? No, io sono contento dei nostri giocatori, sono strafelice di loro, non vorrei nessuno nella Vibonese. Grazie, possiamo chiudere qui? Sì. Grazie. Sì, in bocca al lupo. Grazie. Grazie mister. Ciao, ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie. Che tarato. Matteo, vuoi fare una domanda adesso? Sì, adesso. Mi rispondi tu? No, ti voglio fare una domanda io, ma sei alle Maldive? Dove sei? Eh? Sei alle Maldive? Dove sei? No, perché? Perché sei? Vedi lo stemma, sì. Ah, adesso sì, le punere, le mitiche punere. Va bene. Ok, ciao, un saluto. Ciao. Ma K c'è, quindi? Che non ha nominato il mister? Non c'è, non l'ha nominato, ma non c'è. Ok. Convocati. Grazie a te. Ciao. Ci vediamo per giovedì, ciao. Sì, esatto, grazie. Ma che hai fatto la testa? E ho tolto una cosa che c'avevo. Ah, quindi non è che... Vabbè, niente. Quel lumicino di ragione che c'avevo l'ho tolto. Va bene, ciao, un abbraccio. Ciao. Ciao.